Il senso unico istituito nel ponte del 25 aprile sul sentiero azzurro da Monterosso a Vernazza per evitare pericolosi assembramenti ha trovato consensi tra gli appassionati e il parco ha deciso di confermare il provvedimento anche per le festività del 1° maggio. E c'è già chi chiede che l'accesso al sentiero da Vernazza venga addirittura chiuso. In questo modo, è la proposta del CAI, il senso unico funzionerebbe meglio perché si eviterebbero gli assembramenti dovuti a chi sale da Vernazza di primo mattino. La misura, tuttora in fase sperimentale, lo ripetiamo, ha l'obiettivo di evitare che lungo un percorso a tratti molto stretto si vengano a trovare troppe persone. L'ingolfamento, oltre a creare problemi di sicurezza, impedisce ai turisti di godere di un panorama davvero unico. Il senso unico non risolve certamente il problema dei flussi che affligge le Cinque Terre. Influisce però sulla sicurezza dei turisti. I controlli istituiti a Monterosso evitano che la gente si incammini, ad esempio, in ciabatte o con calzature e vestiario non adatto e quindi corra maggiori pericoli. Detto questo, è necessario che si affronti finalmente con i fatti la questione affollamento nei borghi. Qualcosa si è fatto con i pullman da parte del comune di Rio Maggiore. Occorre però lavorare con le ferrovie e con il trasporto via mare per evitare che le stazioni e i porticcioli offrano quegli assembramenti che non solo soffocano il turismo, ma danno un'immagine oltremodo negativa di una zona che da anni attira turisti da tutto il mondo. I giornali americani, commentando proprio le foto della marea di persone ferme nei borghi, parlano di paradiso perduto, una pubblicità negativa che rischia di compromettere anni e anni di lavoro per promuovere le Cinque Terre. Non c'è dunque tempo da perdere, le soluzioni non sono facili, ma almeno bisogna provare a tentare di salvare un territorio che sta portando lavoro e ricchezza non solo nella nostra provincia.